troviamo qui in compagnia del nostro direttore scolastico, il professor ingegnere Ugo Pirrone, e del nostro coordinatore Mario Di Fazio. È appena stata conclusa la conferenza che ha inaugurato questa splendida mostra e vorremmo, professore, che ci dedichi due parole. No, le parole che dedico è innanzitutto il ringraziamento ai ragazzi e a chi come te si è dedicato per fare avere tutto una serie di stage, di iniziative che hanno favorito questa mostra al Ferraris. La mostra al Ferraris, come ho già anticipato, per me il discorso importante è quello di far conoscere all'esterno la nostra scuola, conoscendo le nostre realtà che sono i laboratori, perché per me, per un istituto tecnico, è fondamentale l'organizzazione dei laboratori, e noi ne abbiamo 11 e noi abbiamo una serie di laboratori che sono realmente competitivi per chi poi vuole effettivamente continuare gli studi anche a livello di ricerca universitaria. Un ringraziamento veramente anche ai docenti che hanno supportato il vostro lavoro. Senza di lei e senza i nostri docenti e chi ci ha seguito fino adesso, sicuramente tutto ciò non sarebbe potuto esistere, diciamo. Professore, con lei invece le interviste già sono state molteplici, quindi la domanda che voglio riferirle questa volta è: come va adesso che ci siamo tolti, comunque abbiamo fatto un piccolo click, un piccolo passo verso l'inizio della mostra, abbiamo appena finito l'inaugurazione, quindi diciamo che adesso i lavori iniziano veramente? Sì, diciamo abbiamo scaricato un po' l'adrenalina che si era accumulata in questi giorni, perché non sai mai come può partire un evento, però devo dire è partito bene con la collaborazione di tanti, e devo dire che oggi mi ritrovo nelle vesti di docente, da studente che ero, felicissimo anche di trovarmi in questo momento in questa mostra con il dirigente scolastico che mi diplomò tanti anni fa. Quindi oggi la collaborazione continua, la stima continua a essere reciproca, per cui si lavora veramente bene, e poi un ringraziamento a voi che veramente ci state mettendo l'anima in tutto quello che è l'organizzazione dell'evento. Grazie ancora. Ringraziamo il professor Pirrone e il professor Di Fazio. A presto. Siamo qui in compagnia del dottor Giuseppe Di Gaetano, che oggi è venuto a trovarci qui per la prima volta, credo, dottore, giusto? Sì, sì, sono qui per la prima volta a sostenere le iniziative dell'Istituto Ferraris, in quanto il vostro professore Mario Di Fazio mi ha invitato a parlare di ecosostenibilità, visto che è il mio campo d'azione ormai da qualche anno. In particolar modo domani pomeriggio noi affronteremo dei temi sull'ecosostenibilità, e quindi farvi capire a voi giovani com'è possibile a tutti gli effetti interagire quotidianamente già da adesso per il vostro futuro, affinché l'ecosostenibilità entri nel nostro modo di vivere. L'ecosostenibilità non è altro che un forte principio che funziona con l'economia circolare, per cui noi dobbiamo restituire alle generazioni successive, almeno provare a trovare la quantità di massa che ci è stata consegnata dalla generazione precedente, quindi fare in modo di conservare le masse e così riutilizzare quante più materie possibili. Inoltre affronteremo determinati temi sull'ecosostenibilità legata alle raccolte differenziate, ovvero faremo capire esattamente cosa delle raccolte differenziate ha senso realmente riciclare. Oggi parliamo tanto di plastic free, ma una delle cose che accade col plastic free in questo momento è che tutti pretendiamo di eliminare la bottiglietta di acqua in plastica, che è un PET, e il PET è una materia plastica fortemente riciclabile ed alta resa, mentre uno dei problemi che rimane sempre più forte sono le bustine, tante confezioni piccole, i blister piccolini, tanti degli oggetti piccoli in plastica che sono a volte anche di più delle stesse bottiglie di plastica, che purtroppo nell'economia circolare non trovano un mercato efficiente. Parleremo anche di altre iniziative, ma ne parliamo domani pomeriggio. Ci rivediamo domani appunto alla conferenza che sarà tenuta qui nei nostri locali. Ringraziamo tanto il dottore, a domani. Grazie.